Ciao a tutti, sono Mazzetes e con questo video voglio iniziare una serie di video sui videogiochi, scusate il gioco di parole, su sistemi operativi GNU/Linux, comunemente detti Linux. Vi presenterò dei videogiochi soprattutto per il fatto che quando io ne ho cercati, quando ho cambiato il sistema operativo, ho fatto molta fatica a trovare dei tutorial, ho trovato molta fatica a trovare qualcuno che mi spiegasse cosa fare. Allora, in questo video vi spiegherò un po' che cosa andrò a fare nei video successivi e poi caricherò dei video di questi giochi, appunto. Ho pensato di fare questi video di giochi anche perché è giusto che su ogni sistema operativo ci sia comunque un modo per passare il tempo, non solo per lavorare, per andare su internet, per scaricare le email. Ci sono anche dei modi per passare il tempo, e così anche su GNU/Linux. Il primo gioco che andrò a presentarvi, di cui si vede l'home page qua, è Mindtest. Mindtest è un videogioco molto molto simile a Minecraft. Però è un videogioco open source. È un videogioco sviluppato da ottobre 2010 da Pertuaola, conosciuto con il nickname di Celeron 55. Siamo ora alla versione 0.4.6, uscita l'altro giorno. È il primo videogioco di cui andrò a fare dei let's play. Ci sono naturalmente varie modifiche adesso, anche alcune fork, per il fatto che è comunque un software libero e quindi può essere liberamente modificato e liberamente ridistribuito. Qua potete già vedere comunque delle immagini. Io vi consiglio, se volete vedere questi let's play, di avere un po' un'infarinatura di quello che è Minecraft, perché non credo che andrò a spiegare molto nel dettaglio il funzionamento del gioco. È un gioco a blocchi, principalmente, come Minecraft, con alcune varianti, poi vi andrò a spiegare magari nei video che farò su di esso. Il secondo gioco è Flare. Flare l'ho scoperto molto di recente ed è molto interessante, è un RPG, software libero, in cui si ha un personaggio, si fanno crescere le sue abilità, si sconfiggono dei mostri, ci sono dei dungeons con varie missioni, possibilità di migliorare gli oggetti, di migliorare le caratteristiche del proprio personaggio, eccetera, eccetera. È fatto parecchio bene, anche graficamente. Vi farò vedere anche questo. Il terzo è il conosciutissimo Battle for Wesnoth, che è un videogioco cross-platform a turni. È un gioco strategico a turni con un tema fantasy. Insomma, è fatto molto bene. È uno dei primi giochi che ho conosciuto per GNU/Linux, un po' seri, diciamo, che non siano il solito prato fiorito o il solito gioco simile a Pac-Man. Qua vediamo la pagina principale, l'ultima versione, quella che è in sviluppo, è la 1.11.2, come potete vedere. Il quarto e ultimo video, il quarto e ultimo gioco, cioè, sarà 0AD, che è un videogioco bellico, strategico, ambientato nell'anno 0, infatti come recita proprio il titolo. È ancora un videogioco in alfa, in fase alfa. Siamo già arrivati all'alfa numero 13, ma devo dirvi che dall'alfa numero 7, cioè la prima che io ho provato, ci sono stati molti miglioramenti ed è fatto davvero bene, anche graficamente. È un videogioco sullo stile di Age of Empire o Age of Mythology, per chi li conosce, sono comunque dei giochi molto famosi che hanno fatto la storia dei videogames.
Ci sono tantissime civiltà che si possono utilizzare, ci sono i romani, i greci, i celti, ci sono gli egizi, ci sono i persiani, ci sono gli indiani. Questo è molto interessante. Naturalmente ogni civiltà ha delle truppe differenti, ha degli edifici differenti, ha anche delle musiche differenti. Ricordo che in questi videogiochi anche la grafica è distribuita liberamente, la grafica e anche il sonoro. Solitamente hanno tutte delle licenze Creative Commons. Questo fa vedere che esiste comunque la possibilità di creare dei buoni prodotti anche con software libero, parlando di software libero. Vi farò comunque vedere praticamente che sono dei videogiochi seri, sono dei videogiochi coi controfiocchi, tutti e quattro. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se siete interessati all'argomento, state in campana, come si dice, e guardate quando usciranno i prossimi video. Farò dei let's play di Mindtest come prima cosa in assoluto, e dovrebbero uscire non tra molto, appena riuscirò a registrarli, appena riuscirò a caricarli, li metterò online. Se vi è piaciuto, mettetevi piace, magari iscrivetevi al canale se volete ricevere le notizie e non dover controllare la pagina. Comunque, vi saluto, vi auguro buona giornata, barra buona serata. Ciao a tutti!